Buon pomeriggio a tutti, anche questa settimana siamo in diretta con il nostro appuntamento speciale per raccontarvi la settimana viola Fiorentina Weekly. Angelo! Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Rossella, felice qui insieme a te di raccontare questa settimana della Fiorentina. Avremo due ospiti speciali, il mister come sempre che risponderà anche alla domanda dei tifosi e poi qualche contenuto un po' più speciale per Lorenzo Minuti, l'altro ospite. Andiamo a salutare anche i nostri compagni Gregorio e Luca, mentre noi chiamiamo il mister che è già qui pronto. Sì, una settimana speciale che arriva naturalmente dopo la bellissima vittoria contro il Milan, ma si continua subito a guardare a testa bassa al prossimo impegno, quindi c'è il derby con l'Empoli, domani ci sarà la conferenza stampa dello stesso mister Vincenzo Italiano, che però oggi sarà qui nei nostri studi, nei nostri canali, per poter rispondere anche alle domande e alle curiosità dei tifosi. Accanto a me, come sempre, Gregorio Orlandi, anche per parlare di tutto il mondo Fiorentina, giovani e la squadra femminile che ha lavorato e ha vinto in Coppa Italia a Brescia. Sì, buon pomeriggio a tutti. Parliamo di femminile, parliamo di primavera come sempre, faremo gli auguri al nostro presidente, visto oggi il suo compleanno e quindi non ci dimentichiamo di questa data importante. Ti ho lasciato l'onore. Grazie mille, avevo capito. E poi avremo anche un importante contenuto esclusivo con un ospite in Viola Room, lo sveliamo dopo però perché prima c'è il momento per il nostro mister e quindi ripasso la linea a Rossella e Angelo. Eccoci qui, mister Vincenzo Italiano, benvenuto. Ciao a tutti. Quest'oggi non la terremo tanto tempo come l'altra volta, abbiamo preparato qualcosa di insomma più semplice e abbiamo le domande dei nostri tifosi, non ci sono altri ospiti a fare le domande insomma insieme a lei a rispondere. Bene, sono pronto. Un po' teso, forse no, siamo stati bravi oggi, siamo stati bravi, vero Angelo? Sì, anche perché abbiamo un po' filtrato diciamo le domande, ma chiaramente abbiamo scelto domandina qualcuno, sempre esatto. Un po' più in c'è e quindi direi che puoi partire peraltro Rossella. Cioè, direi che domande. Siamo pronti, Marco le chiede cosa si porta a casa la squadra dalla vittoria di sabato oltre ai 3 punti? Mi auguro grande consapevolezza, mi auguro che ci dia una spinta ulteriore per cercare di continuare a crescere, perché come ho sempre detto questa squadra può farlo, ha qualità, ha tutto per cercare di fare ancora di più di quello che sta facendo, anche se in questo momento siamo contenti di quello che abbiamo ottenuto e quindi è stata una gara bella, importante per noi, grande serata, sono contento soprattutto per i ragazzi perché li ho visti gioire, li ho visti festeggiare e quindi ripeto, mi auguro che questo sia per noi sia una spinta in più per cercare di fare ancora meglio da qui in avanti. Giacolotti le scrive: salve mister, dal ritorno a Moena c'è qualche giocatore che è cresciuto più di altri che magari non si aspettava? Ma parte Moena, sono contento della crescita degli ultimi arrivati, Odrio Zola, Torreira, questi che erano un po' in ritardo rispetto agli altri. Anche a livello fisico stanno arrivando ad essere alla pari con tutti, stanno entrando in sintonia con tutti i compagni, crescono anche loro di settimana in settimana, quindi sono contento della loro crescita, continua ad essere importante ogni allenamento, quindi penso che loro due, essendo gli ultimi che si sono aggregati alla squadra, sono ragazzi che mi fa piacere vederli sempre in crescita costante. Nico Maghe le chiede, che arriva in sostanza, chiede come si carica la squadra in questo momento della stagione che inizia a essere veramente importante. Ma mancano, anzi ci sono tanti impegni ravvicinati, da qui a fine dicembre ci sono impegni che possono cambiare forse le sorti della nostra stagione. Sono contento di recuperare tanti ragazzi, siamo in tanti e per questi impegni così difficili e ravvicinati c'è bisogno di tutti. C'è bisogno di tutti perché sono davvero rimasto felicissimo del fatto che chi è stato chiamato in causa col Milan ha risposto presente, quindi aumentano le difficoltà per me. Però penso sia giusto così, la squadra deve avere questo spirito e questo spirito ci può far arrivare lontani.
Mi accodo a Niccolò e le chiedo, è difficile vincere contro squadre come il Milan, ma penso sia anche altrettanto difficile dopo una vittoria del genere cercare di tenere i piedi per terra, far tenere i piedi per terra i ragazzi e affrontare poi il riconfermarsi la domenica successiva, in questo caso a Empoli. Ma questo è un punto su cui lavoriamo, quello della mentalità, che deve essere una mentalità vincente, una mentalità da squadra vera, che non si può abbattere nei momenti negativi e che non può esaltarsi nel momento in cui ottiene una vittoria bella come quella col Milan. Quindi i ragazzi lo sanno, dobbiamo anche lavorare da questo punto di vista e la partita di Empoli può darci tante risposte, risposte che mi aspetto per la continuità che cerchiamo di risultato, di prestazione. Quindi è un qualcosa che ricerchiamo e se dobbiamo diventare una squadra di un certo tipo dobbiamo anche passare attraverso questa crescita mentale che può fare la differenza. Perché forse è proprio lì che scatta quel qualcosa in più, no? Che poi fa la differenza, forse anche in termini, non so, psicologici, come ha detto lei, di mentalità, che poi ti porta chiaramente a fare veramente il salto. Sì, perché poi le vittorie ti aiutano ad affrontare bene le settimane, inizi ad acquisire un atteggiamento da squadra importante, inizi a cambiare anche l'approccio alle settimane, alle partite. Quindi è vero, quando si dice che vincere aiuta a vincere, noi dobbiamo cercare di diventare una squadra di questo tipo. Ultima domanda di Maurizio, un po' simpatica. Ha smesso di gioire per la vittoria di sabato? Io no. Insomma, ha fatto veramente, avete reso contenti i nostri tifosi. Hanno sognato sabato scorso al Franchi. Sì, noi siamo contenti soprattutto per il fatto di aver dato questa gioia a tutto lo stadio, stadio gremito che ci ha accompagnato dal primo all'ultimo minuto. E sinceramente si gioisce la sera, il giorno dopo, ma dal momento in cui ricomincia la settimana bisogna pensare al prossimo avversario, bisogna lavorare, bisogna preparare bene la partita successiva. Però, come ho detto prima, è una partita che ci ha lasciato tanto, che ci ha fatto capire che concentrati, attenti, possiamo mettere in difficoltà chiunque e speriamo che ci dia una spinta importante. Tra l'altro oggi è il compleanno del nostro presidente, l'abbiamo detto in apertura, lei l'ha già sentito per fargli gli auguri. Ma sinceramente lo farò, però con tutta la squadra abbiamo fatto un video di auguri al nostro presidente che arriverà presto e non vediamo l'ora di riabbracciarlo. Beh, grazie mille, mister Angelo, direi Grazie. che possiamo Sì, salutarlo. la ringraziamo, mister, come sempre disponibilissimo e a questo punto lanciamo la linea a Luca e Gregorio. Grazie. Sì, in realtà c'è stato quasi il lancio da parte del mister dello stesso video e quindi Sì. lo andrei a vedere appena la regia è pronta, proprio con gli auguri fatti da tutte le squadre in realtà, proprio. Prima squadra femminile. Tra l'altro, mister è stato protagonista anche di un bellissimo video oggi, che è una giornata molto importante Esatto. contro la violenza sulle donne, con Coach Panico. Se non lo avete visto, potete rivederlo sui nostri social. È veramente un bel video. Io l'ho apprezzato personalmente molto perché, insomma, toglie anche quello stereotipo di calcio sport per uomini e basta. Insomma, poi si sa, la Fiorentina, il calcio femminile è un rapporto storico più di tutti gli altri. E l'ultimo E scudetto l'hanno vinto le donne, comunque in ordine cronologico, esattamente. E questo. speriamo di replicare presto. E quindi, insomma, è stato un bel video. Quindi, complimenti anche a Mister Italiano per aver voluto partecipare anche con molto piacere a questa iniziativa. E poi oggi, comunque, ci sono tanti temi: la giornata contro la violenza sulle donne, Impegno che porterà la Serie A anche avanti poi nella giornata di esattamente. domenica e che chiaramente insomma Il compleanno del presidente, come ho detto esatto. prima. A proposito di questo, dai, vediamo questo video se c'è, allora pronto con gli auguri. Tornando alla parola delle ragazze, questa settimana c'è la pausa per la sosta per il campionato nazionale. Abbiamo diverse calciatrici nazionali. Domani in nazionale maggiore, qualificazioni mondiali Italia-Svizzera, c'è la nostra Katia Schroffenegger che ne prenderà parte, poi giocheranno in Romania. Anche abbiamo tante calciatrici in Under 23, in nazionale Ucraina,
Quindi un weekend in cui non andremo a giocare sui campi, venendo dalla bella vittoria contro il Brescia che abbiamo fatto in Coppa Italia settimana scorsa, sabato scorso, lo stesso giorno della grande vittoria contro il Milan. Infatti stiamo vedendo le immagini, è stata una partita più difficile del previsto, perché il Brescia, che magari più appassionati di calcio femminile si ricorderanno che squadra storica e vincente è, e mi ricordo anche grandi telecronache di Luca Gianmarini al Bozzi per Fiorentina Brescia, e abbiamo vinto 2-0. Quindi abbiamo il secondo palo preso in apertura di secondo tempo, poi abbiamo il gol prima di Martina Piemonte che sblocca il risultato e poi di Daniela Sabatino. La Coppa Italia ha un formato un po' particolare perché ci sono tre squadre, Fiorentina, Brescia e Lazio, un mini girone, chi vince passa al tabellone. Per ora abbiamo vinto col Brescia, quindi andremo a giocarci la qualificazione contro Lazio a metà dicembre. E poi dopo ovviamente riprenderemo il campionato, il prossimo impegno sarà il 5 dicembre contro il Pomigliano. E nel frattempo però le iniziative sono state tante, per esempio anche sempre con Piemonte e Vigiluce abbiamo preso parte all'iniziativa a un triangolare benefico, mettiamo la violenza in fuorigioco con anche l'associazione L'Onlus Duccio Dini, quindi è stato un momento per ricordare anche il nostro, diciamo, tifoso scomparso, tutti conosciamo la storia di Duccio Dini. E poi ovviamente c'è stato anche il momento per giocare anche un po' a calcio, per ovviamente andare contro la violenza sulle donne. E per quanto riguarda la femminile in realtà c'è poco altro da dire, però abbiamo anche un contenuto che abbiamo fatto in settimana che questa volta però riguarda la squadra maschile, una cosa esclusiva per la Viola Room. Abbiamo pronto un estratto di quello che andrete a vedere ben presto sui nostri social, sul nostro sito ufficiale, quindi quando domani mattina ufficialmente. Ora però vi diamo un estratto, sì, no? Molto carino. Buona giornata. Nico Gonzalez, ospite della nostra Viola Room di questa settimana. Sei ambientato molto bene nel tuo reparto, merito del mister o anche della buona intesa che si è creata con i tuoi compagni lì davanti? Sì, sì, estoy muy agradecido hacia mis compañeros, bueno, como te dije, hacia el cuerpo técnico, porque me da mucha confianza. Y yo eso después intento demostrarlo día a día, dentro de la cancha, afuera. Siempre intento hacer sonreír a los demás y yo creo que lo hago con la sensación de que son felices y bueno, eso me deja tranquilo. È così, in argentino ma con le didascalie in italiano, e comunque si capisce, dai, in qualche modo quello che dice Nico Gonzalez. Noi abbiamo quasi pronto anche il nostro ospite, che è Lorenzo Venuti, lo vogliamo però lanciare anche in questo caso introducendolo con un video che racconta le ultime geste, insomma, sul campo, sia nella sfida contro il Milan che i gol che sono arrivati nelle partite precedenti, e anche lui naturalmente un grande protagonista della storia della Fiorentina, ha vissuto tutte le maglie dalle giovanili, insomma, fino alla prima squadra. Andiamo a vederci questo video di lancio. Lorenzo, Lollo Venuti, benvenuto. Era un po' che non interveniva ai nostri microfoni, Vi ringrazio, ma un po' poco era, dai. Un po' tanto. È passato un po' di tempo. Senti, come stai, Lorenzo? Che settimana è stata? E quanto hai goduto, avete goduto di questa vittoria con il Milan? Ma è stata una settimana, quella precedente alla partita col Milan, tosta, perché insomma, Come sapete, giocare difensore centrale per me non era semplice, soprattutto dal punto di vista mentale. Io l'ho detto dopo la partita anche a miei amici, così, che questa partita, più che dal punto di vista fisico, mi ha portato via 20 anni di carriera dal punto di vista mentale. L'attesa, ma anche durante la partita stare concentrato lì è stata difficile, però è andata come tutti sappiamo e è stata veramente una gioia. Conoscendo il mister, un po' di pressione positiva comunque te l'avrà sicuramente messa, anche trasmessa, in termini forse di, sì, di ansia. Positivo no, pressione sì, tanta. Tra l'altro quest'oggi con te abbiamo preparato qualcosa di simpatico, come sempre ci piace, insomma, organizzare delle cose sempre diverse. Abbiamo due scatole,
Una contiene le domande dei nostri tifosi che ti hanno inviato nella nostra box che abbiamo pubblicato su Instagram nella giornata di ieri, e poi abbiamo delle domande un po', le abbiamo chiamate fuori contesto. Però intanto farei un passo indietro, perché prima abbiamo visto un estratto della Viola Room con Nico Gonzalez. Insomma, te l'hai conosciuto da subito e gli hai insegnato le cose importanti. Forse sono stato proprio il primo. Guardiamocela un po' lezioni di italiano. Guardiamocela. Prova a ripeterlo. Coca-Cola. Bravo. Con la cannuccia. Con la cannuccia. Corta. Corta. Bravissimo. Arbitro, non è fallo, si è buttato. Arbitro, non è fallo, si è buttato. Si è buttato. Si è buttato. Bravo. Così. Così. Lampredotto. Lampredotto. E la bistecca l'hai già mangiata? È buono. Sì. Bistecca e rosticciana. Senti, ma... se vado a Belen de Escobar, cosa c'è da vedere? Che monumenti ci sono? Zoológico. Muchos animales. Sì. Muchas flores. A Firenze? A Firenze... Che cosa vuoi vedere? Tanti monumenti. Puoi andare a Piazzale Michelangelo e vedere tutta la città. Puoi andare a Fiesole, agli Uffizi. C'è un sacco di posti. Come si dice? Che posso andare in bagno? Che posso andare in bagno? Vai, prego. Allora buona, Ciccio! Vai, Ciccio! Grida sempre, vero? Sempre, in continuazione. Ora però è migliorato, vero? L'italiano lo capisce adesso bene. Adesso sì. Adesso, però, più che il fiorentino, l'italiano. L'italiano. Però si vergogna un pochino a parlare in italiano, nonostante ne sarebbe capace. Sì, anche perché voglio dire, la loro lingua non è poi così tanto esatto. Distante magari come quella, non so, per esempio dei serbi. Che è completamente quindi, diversa, esattamente, certo. Quindi si potrebbe sforzare un po' di più senza vergogna, dai. Allora, io andrei subito a prendere le scatoline che abbiamo preparato. Allora, io ho le domande dei tifosi, tolgo questo post-it perché insomma non volevamo confondere le domande di Angelo. Sì, siamo sì. Pronti? Ma fuori contesto chi l'ha fatta? Cioè, per capire. Siamo stati noi. Quindi non c'è chi ci prendiamo la responsabilità di quello che abbiamo scritto, sì, poi sì, casomai sì, insomma parleremo. Ma non ti preoccupare, fuori contesto ora non esageriamo. No, esatto. Non troppo, esatto. Insomma. Siamo un po' dall'aspetto bravini. Sportivo che diciamo. Ho detto, basta non mi fate cantare perché faccio no, cantate no, insieme a me. Chiamiamo casomai. Partiamo col karaoke allora, dai. Bravo. Allora, scherzo, io ho le domande dei tifosi, Angelo le sì, domande sì, sì, sì. Come erano fuori contesto, giusto? Sì, fuori contesto. Allora, devi pescare un bigliettino, ora mischio. E tanto non so facciamo a girare, parte Rossella, poi Lorenzo, poi io? Vai, facciamo così. Oppure può prenderle due insieme anche e rispondere a tutte e due facendo un... No, no, no. Decidete voi, no. Non ci facciamo, metto bocca. Non tocchiamoci, vai. Pesco? Pesca. Questa. Vai. Vediamo, leggilo. Vediamo cosa ti hanno chiesto. Alberto Mucci. Fora, giusto. Lollo, mi regaleresti la maglia gialla? Guarda quale pesa. Si è giocato un gran jolly qui, Alberto. Esatto. Si è già su, andato diretto. Tra l'altro, qual è la tua maglia preferita? Non dire viola perché non vale. Sono tutte bellissime, devi scegliere. Ah, onestamente la gialla, che ci ho fatto anche lo shooting, quello di presentazione, che insomma l'ho vista in esclusiva. L'ho vista in esclusiva e quella che mi è piaciuta più di tutti. Purtroppo subito all'esordio, la prima partita a Roma, non è andata bene, ho la maglia gialla. Però mi piace. E Alberto, guarda, sono onesto, cioè c'ho le richieste che ho sono veramente infinite. Però, dai. Se proviamo a metterti in lista e vediamo se da qui alla fine dell'anno una maglietta ci scappa, dai. Dai, Angelo, domande fuori contesto. Domande fuori contesto, vuoi pescare te? No, pesca te, dai. Pesco io? No, grossa responsabilità, no, eh. Ho pescato subito una richiesta. Devi pescare te, non vale. È vero, perché sennò poi mi responsabilizzi la esatto, scelta. Scaricare, esatto, la responsabilità d'Angelo. Cerca di... Ho già letto una... Io non ho ancora visto. Io sì, ho visto. Già. Vabbè, ah, dai. Ma facile, tutte facili. Questo però come fate a sapere di questa cosa? Noi sappiamo quasi tutto. Quasi. Tempo libero. Padel, tennis o PlayStation? Allora. Tutte e tre. Qui... No, allora, tennis sono negato proprio. Tennis, guarda, clamorosamente negato. Padel mi piace tanto.
è una cosa che durante l'estate, insomma, quando siamo fermi col campionato, mi piace. Quest'estate sì. Mi ero praticamente, come si dice, chiuso all'Olympus a giocare a padel. Infognato nel padel. No, è divertente perché poi più giochi, più migliori, quindi più ti piace il gioco. Poi sta andando molto, è impossibile trovare un campo libero. No, impossibile, è impossibile, è impossibile. Ma infatti, non vi nasconde, qualche partita l'ho fatta a mezzogiorno d'estate. Sotto il sole. Ma poi dentro a quei vetri era una roba assurda. Una serra. Mentre PlayStation mi piace. PlayStation mi piace, l'altro giorno, non so se posso dire, comunque... Non lo dire, perché forse potresti pescare una domanda... Ma ricordo che comunque a casa è anche una postazione tutta tua, mi ricordo che io però con PlayStation è quello che dico. Da professionista totale di PlayStation. Totale. Bravissimo, più che per il lato calcio io vado per il lato della guerra, a me piace sparare. Bene, bene. Mi sono portato a sparare, sì. A calcio faccio veramente... Parliamo di giochi naturalmente. Sì, ovviamente, no, a FIFA, a Prevoluce, questi giochi faccio veramente fatica. Vai, andiamo con i tifosi. Altra richiesta. Andiamo rapidi. Nico Maghe, che ci scrive sempre, tra l'altro lo salutiamo. Sì, ci ha scritto anche prima col mister. Come stai vivendo questo momento? Ma questo momento parliamo da quando sono tornato in pianta stabile, diciamo, alla Fiorentina. L'ho sempre detto e non lo nego, cioè per me è un sogno che si avvera, è un obiettivo che si realizza. Perché da quando ho iniziato a indossare questa maglia, poi essendo di un paese qua vicino, l'ho sempre vista appunto come un punto di arrivo, come un sogno che volevo realizzare. E averlo realizzato e sentirmi così parte di questo ambiente, così preso in considerazione, sentirmi la fiducia di società, mister e compagni, mi rende veramente orgoglioso. E mi fa capire che tutti gli sforzi e sacrifici che ho fatto negli anni passati, anche andando a farmi la cosiddetta gavetta, non sono stati vani, ma hanno portato a questo risultato. A maggior ragione tutto questo si enfatizza se poi ti viene chiesto di giocare un ruolo che non è tuo e ne esci fuori con una prestazione alla grande. Quindi penso che tu sia felice anche di te stesso. Sono super orgoglioso, ho detto anche alla mia compagna, ai miei amici, dopo la partita ero veramente orgoglioso di me stesso perché non era facile, era una sfida difficile, ma se è stata, diciamo, vinta questa sfida è anche merito alla squadra, merito al gruppo, certo. Perché calcio è uno sport di squadra e tutto quello che sono riuscito a fare di buono io è perché mi sentivo appunto in campo la fiducia di tutti gli altri compagni che avevo vicino. L'abbiamo visto, l'abbiamo visto, questo, è vero. Piacevole. Torniamo sulle mie domandine. Angelo non le ha mischiate per me, non vuole rischio, barare. Tanto non le so mica io. Una. Vediamo. Un capo di abbigliamento che non indosseresti mai. Ma ti sta andando un po' troppo bene questo. Esatto, comunque, tutto però... facilissimo. Forse siamo stati troppo bravi. Onesto? Onesto. Onestissimo? Super. Le ciabatte si mette cocori. Mai. Le ciabatte solo in casa. Alte così. Nemmeno in casa? No, neanche in casa. Quelle ok, riferiremo abolite. A cocori. Riprendi un'altra domanda di quelle. Sì, forse sì. Riprendiamo una domandina... troppo facili. Perché Lollo riesce a pescare quelle più facili e semplici. Vediamo. Vediamo. La colonna sonora della tua vita. Questa è bella, ci devi pensare anche. Vediamo. Questo è da pensarci, cioè così. Questo è un po' profondo, effettivamente. Esatto. Però potresti romantica. Darci una risposta profonda comunque. Ma guarda, allora, onestamente, io non ho una colonna sonora ben precisa. A parte perché sarebbe difficile adesso sceglierne una. Però anche pensandoci, non. La prima che ti viene in mente è di quelle papabili. Ma non c'è, non basta, c'è, ma non c'è per il semplice fatto perché la mia vita non è mai stata, diciamo, un filo tutto dritto. Ci sono sempre stati degli ostacoli, degli alti, dei bassi. Comunque mi ricordo qua in primavera rotto il ginocchio, frattura e rotola. Anche il percorso di riabilitazione non è stato poi così semplice. Ho subito interventi alle rene, quindi non c'è una colonna sonora ben precisa, ma piuttosto magari ci sono varie colonne sonore che hanno scandito le varie fasi della mia vita. Ma infatti è forse anche, diciamo, tra virgolette, il bello del tuo cammino che poi sei arrivato, diciamo, a questa settimana qua dove giochi contro il Milan, ma prima c'è tutto quello che ci ha raccontato, comunque campionato anche in Serie B, lottarsi il posto, è forse ancora più bello poi vivere certi momenti. Sì, e io credo che queste cose veramente... E ti aiutano, crescere, no? Ti aiutano, ti fanno crescere più che quando le cose vanno bene.
perché come si dice, marinaio impara a fare il marinaio quando c'è il mare in tempesta, perché esatto, se fosse piatto non sarebbe un buon marinaio. Dai, andiamo con le domande dei tifosi. Questa va sotto. Vediamo chi ci scrive. Anch'io continuo a mischiare. Saverio Cagliazzo. Quanto è importante avere il pubblico durante le partite? Questa è una bella domanda. È bella questa. Quanto è importante? Da una scala a 10 penso 10. E credo che sabato contro il Milan sia stata la dimostrazione. Ma proprio per il giocatore, sentire l'ambiente, anche perché il calcio, la domenica, insomma il sabato, la partita è un momento di... è uno show. È un qualcosa che non solo riunisce 22 giocatori in campo, ma che riunisce tutta una città e tutto un ambiente di tifosi. E credo che sabato abbiano fatto la differenza, e spero e credo che continueranno a farla per tutto l'arco del campionato. Beh, speriamo che insomma si riesca a uscire definitivamente da questa pandemia. Abbiamo vissuto due campionati un po' anomali, non era insomma il vero calcio, e ricordiamo anche a tutti quelli che ci stanno guardando di vaccinarsi, di stare attenti, insomma rispettare tutte le regole per poter uscire il prima possibile da questa situazione. Andiamo avanti. Sì, andiamo ancora avanti con le domande un po' scomode. Anche se per adesso scomode. Esatto, cioè, sono vabbè, cioè, terrorismo, ma non era semplice. La legge uguale per ecco. Tutti? Ah. Beh, contestualizziamo questa legge. La legge è uguale per tutti. La legge dovrebbe essere uguale per tutti. E credo che... Però non voglio addentrarmi troppo in discorsi che siano politici o cose del genere. No, restiamo leggeri. Quello che posso dire, diciamo, a livello un pochino più superficiale è che è quello che mi piacerebbe vedere, insomma, tutta un'uguaglianza dove le persone vengano trattate tutte nello stesso modo, come si dice, dove non ci sono figli e figliocci, ma che si parte tutti dallo stesso livello, e ciò che uno fa è giusto che venga poi dopo sarà lui a pagare le conseguenze o comunque a beneficiare di se è un gesto fatto bene. Tra l'altro la nostra regia velocissima sta preparando qualcosa, ma ancora non è pronto, quindi eccole invece, è prontissimo. Le ciabatte e il Vico Corin, ragazzi, quelle non le metteresti mai. Ragazzi, ma siete veramente cattivi. Assolutamente. Comunque. Davvero, davvero cattivi. Beccato così in centro. Va bene, lo salutiamo e speriamo si rimetta presto. Andiamo alle domande tifosi. Era 2-1 però, ormai si era battezzata così. No, quella la difficile valeva per due, dai. Sì, dai. Vero. Dai, vediamo. Simone. Simone Pierattini, quale emozione hai provato al tuo esordio in Serie A? Bella questa, risentiamola, l'hai raccontata, ma è sempre un'emozione anche per me. Allora, se si parla di esordio qua a Firenze, il mio esordio qua a Firenze, ho sempre detto, la cosa che mi rimane dentro è stato l'annuncio dello speaker della formazione, quando ha urlato il mio nome e tutto lo stadio ha gridato il mio cognome. Lì dentro ho sentito proprio un insieme di emozioni che... Ti sei detto, un po' ce l'ho fatta. Sì, cioè, è come quando veramente insegui per tanto tempo un qualcosa e poi riesci a ciuffarlo, cioè ti dà proprio un senso di gratitudine, di orgoglio, di soddisfazione, tutte emozioni positive che mi hanno fatto venire appunto i brividi alla pelle, perché è stata un'emozione incredibile, ripeto. Invece il mio proprio esordio in Serie A è stato a Benevento, l'ho fatto, era un Sampdoria a Benevento, e anche lì è stato ugualmente insomma emozionante, perché per un calciatore credo che arrivare a giocare nel massimo campionato, arrivare a giocare in Serie A sia appunto un punto di arrivo e il sogno che si culla fin da bambino, quindi averlo raggiunto è, ripeto, come ho già detto prima, non voglio ripetere, però la verità è quella, è che ti senti appagato di tutti i sacrifici che hai fatto. Andiamo con l'ultima domanda scomoda e poi passiamo alla fase 3, come l'abbiamo chiamata noi. Pesca sotto, Non prese non piace, affronta a questo punto il destino. Questo punto è entrato nella parte, Lorenzo. La buttiamo via e gli facciamo pescare un'altra. Quindi prima di leggerla la guardiamo noi così? Ne cerco una. No.
Sì, dai, andiamo oltre. Però è carina, eh? Ma non bisogna, poverini. La domanda hanno solo attraversato. Ma dobbiamo dirla, però, Rossella. Non è che ti rispondo lo schiaccio. Ci stanno seguendo, non è che. Era cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? C'è della scaramanzia. No, allora, onestamente, ho tanti difetti, ma non sono scaramantico. Bene. Cioè, che nonostante ho giocato al sud vari anni e dove lì la scaramanzia regna sovrana proprio, però non sono scaramantico, non faccio caso a queste cose, non nessuno di, chiamiamoli appigli che mi possano infastidire o far cambiare umore, ecco. E poi smettiamo di reputare questi poveri gattini neri, appunto, ecco, era quello, per questo motivo che non volevo leggerlo. Vabbè, ma allora attraversano, non è che gli succede qualche cosa. Quindi se devo prendere un'altra? Scusa, ne prendiamo l'ultima? Se ti proponi, dai, però a un certo punto devi prendere. Ti sei incastrato da solo, Lorenzo. Anche perché poi andiamo alle domande veramente, quelle serie dove si scherza meno. Vai, l'ultimissimissimissima, promesso. Una persona che stimi. Una persona che stimo. E se c'è una persona che veramente stimo e che è sempre stata per me un punto a esempio. Quale ho sempre, sì, un esempio a quale ho sempre fatto affidamento, a quale appunto mi ispiravo, è mio babbo. Questo non voglio fare la cosa tragica, tanto tutti sapete quello che sta passando mio babbo, che ha attraversato, però è sempre stato veramente un mio punto di riferimento perché mi ha sempre seguito in tutto quello che ho fatto. Mi ricordo anche quando era a Benevento. In giornata lui per venire a vedere la partita prendeva la macchina, andava a Benevento e se ne ritornava subito a casa a Firenze. E per me è una persona che ti dimostra di tenerci tanto e di rispettare tanto quello che stai facendo, è una persona da stimare e quindi lui ha veramente tutta la mia stima. Bene, allora salutiamo tutti i babbi, esatto. I papà che riescono insomma ad essere un po' gli idoli dei loro figli, perché non lo sono tutti, però ecco, è molto importante, siamo fortunati. Una fortuna, ad avere... esatto, è una bella fortuna. Bene, andiamo allora alla fase 3, poi ti liberiamo e salutiamo anche i nostri tifosi che ci stanno guardando in questo momento live. Angelo, sei pronto con le domande? Sono pronto, andiamo un po' più sull'attualità. Ti chiedo a questo punto, sembra una domanda banale, ma quanto poi è importante la sfida contro l'Empoli? L'abbiamo chiesto anche al mister prima, non è neanche poi mai facile riconfermarsi dopo aver affrontato una big come Milan, vincere, tenere piedi per terra e giocare in trasferta contro l'Empoli la gara successiva. Ma io credo proprio che la misura di una squadra, la misura degli obiettivi che una squadra vuole raggiungere si vede proprio in questi momenti qui, quando vieni da una vittoria contro, in questo caso la prima in classifica contro il Milan, poi vai a giocare ad Empoli ed è lì che si vede la vera mentalità della squadra, la fame che c'ha e la voglia di vincere, di imporsi e di raggiungere i suoi obiettivi. Quindi credo sia una partita fondamentale, forse per come poi è andata quella del Milan, ancora più importante di quella. Esattamente quello ci siamo detti prima, perché poi insomma bisogna trovare, è una grandissima squadra, ma forse col Milan è ovvio, no? Mai perso, prima certo. Classifica, gli stimoli arrivano chiaramente anche con l'Empoli, però c'è da riconfermarsi. E non ci siamo messi d'accordo sulla risposta. No. Bravi, non anzi, siamo anche molto scaramantici. Feeling mentale. E qui c'è solo voglia di vincere. Tra l'altro Lorenzo, sarà un mese veramente pieno di impegni, come pensate di affrontarli? Questo campionato ci sono state tante infrasettimanali fino adesso, quindi per fortuna abbiamo già passato settimane in cui dovevamo giocare 3 partite e come hai detto tu sarà un mese pieno di impegni e lo affronteremo come sempre abbiamo affrontato tutte le partite. Sarà più complicato prepararle perché magari ti ritroverai a prepararle in meno giorni. Però quando una squadra sa quello che vuole e in campo sa quello che deve fare, questo non è un problema. Intanto abbiamo potuto gioire per una settimana, potremmo gioire una settimana intera dopo la vittoria contro il Milan. Poi vedremo, speriamo di gioire ancora. Grazie Lorenzo per essere stato con noi, ti sei divertito. Vi ringrazio, dai. Domande simpatiche, soprattutto le vostre, quelle fuori contesto. No, bene. Sei stato gentilissimo, sempre anche profondo e ragazzo pieno di valori, quindi è sempre un piacere davvero intervistarti, diventa veramente naturale. Vi ringrazio. Bene, lasciamo la linea allora a Gregorio, ciao, Lorenzo. E Luca per i saluti. Ciao. Grazie, ragazzi, Lorenzo. Ciao. Ciao, ci ha lasciato qualcosa questa intervista, comunque al di là appunto del tema sempre
sul filo dello scherzo, magari anche di qualche battuta, ma anche con tante, tante cose un po' più profonde, non soltanto naturalmente calcio. Parliamo, possiamo andare avanti anche. Però parliamo di calcio adesso. No, certo. Se no, scherzo. Abbiamo due appuntamenti della prossima settimana che vi lancio in maniera velocissima, e al di là appunto delle gare della prima squadra contro l'Empoli e la Sampdoria, ci sono i biglietti in vendita ovviamente sul sito, c'è anche la partita della primavera contro il Milan per quanto riguarda la Coppa Italia, che vi trasmetteremo anche sui nostri canali in esclusiva, visto che si tratta di una partita non di campionato. E poi Greg, a te per le altre iniziative. Poi abbiamo un 4 dicembre Fiorentina-Pomigliano, torniamo a giocare in casa per quanto riguarda la squadra femminile, è andata bene come abbiamo detto il Brescia, speriamo vada bene anche ovviamente con il Pomigliano dopo questa settimana più tranquilla, più di sosta, e noi ci fermeremo a guardare ovviamente la nostra primavera, la nostra prima squadra. Vi ricordo gli altri appuntamenti, allora il pre-gara naturalmente per quanto riguarda la partita di sabato a partire dalle 14.30 in diretta da questi studi per quello che succede invece a pochi chilometri da qui al Castellani di Empoli, con collegamenti, immagini, alla fine interviste, gli highlights ovviamente della sfida. Martedì si torna appunto in campo per quanto riguarda la sfida contro la Samp, già domani però la conferenza stampa invece di presentazione di questo ciclo di partite, perché alla fine sono veramente ravvicinate da parte di Mister Italiano, che potrete seguire in diretta dalle 15 sui nostri canali. Per quanto la room esclusivo con, esatto, Nico Gonzalez. Bravo. Arriviamo a questa cosa perché secondo me solo per come si gira Nico Gonzalez nell'inizio della merita, abbiamo bisogno di un'anteprima, quindi insomma domani tutti connessi, e nel frattempo chi non l'ha ancora fatto può fare gli auguri al nostro presidente Rico, ribadiamo che è il suo compleanno, quindi di nuovo tanti auguri. E possiamo tornare penso alla Viola Room, anche se si tratta solo di un saluto perché vi abbiamo rubato Luca, tutti non gli è argomenti. Più la Viola Room, noi abbiamo uno, è vero, scusami, nuovo, ci scusami, siamo organizzati. È una nuova stanza, no, devi dire che è una nuova stanza. Così è non una nuova stanza, ok. Siamo comunque qui al centro sportivo, è stato molto divertente anche questa volta, sì, insomma, essere qui con te. Ha fatto Angelo tutto Venuti, e quindi per noi è stato semplicissimo. E salutiamo e ringraziamo la nostra regia, il nostro videomaker, insomma, tutti quelli che lavorano con noi, il nostro super team. Andrea Gini, Lorenzo Cecchini, esatto, naturalmente, esatto, alla regia audio anche Alessio e il GB Audio, così faccio per citare. No, facciamo anche, citiamoli. Grazie a Rossella Petrillo, grazie a Angelo Venturi ovviamente. Grazie a voi Angelo. E ci io siamo. Direi grazie anche ai nostri tifosi che sì, si sono come sempre collegati, e un grandissimo buon compleanno e auguri al nostro presidente Rocco Commissi. Auguri presidente, grazie per essere stati con noi.